Signore e signori, benvenuti al Biperbanca Forum Monzani Live. Buonasera. Grande. Buonasera a tutte e a tutti. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, eh, incontri con l'autore del Biperbanca Forum Monzani, un saluto anche a chi ci segue da, da casa, da altrove, siamo anche in diretta streaming. E un grande, grandissimo benvenuto a Selvaggia Lucarelli. Grazie, che ciao a per tutti, essere qui. grazie per essere qui così tanti di domenica. Giornalista, speaker radiofonica, scrittrice. Quello che andiamo a presentare oggi è Crepa Cuore, storia di una dipendenza affettiva. È il tuo quinto libro, uscito sempre per Rizzoli. È eh, un libro eh, che parla di una tematica trasversale, vorrei proprio partire eh, con te, Selvaggia, per parlare eh, di questo aspetto. Una tematica trasversale a tutte le età e che riguarda ehm, tanto le donne quanto gli uomini. Aggiungo anche un aspetto più tecnico che tu hai fatto ben presente nel libro: che nel 2013 eh, la dipendenza affettiva è stata inserita nel cosiddetto manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, giusto? Sì, devo dire che mh, ne parlavamo poi fuori con eh, dei giornalisti che mi hanno fatto delle domande. Eh, la cosa incredibile è che quando io ho vissuto questa, questa storia, questa relazione, eh, l'espressione dipendenze affettive eh, era ancora qualcosa di molto eh, poco narrato. Eh, poco proprio nominato, io non l'avevo mai sentita nominare l'espressione dipendenza affettiva, quindi figuriamoci se eh, avessi mai potuto sospettare che un giorno sarebbe entrata no, nella, nella lista proprio delle malattie eh, e dei disturbi e delle patologie. Io. Mh, ho deciso di raccontare questa storia proprio perché a un certo punto mi sono resa conto che da un punto di vista clinico, eh, da parte di professionisti, era un tema che era stato ampiamente affrontato. C'erano anche dei libri sulle dipendenze affettive, ma non era mai stato raccontato in prima persona, o meglio forse un po' timidamente, da persone che avevano attraversato una dipendenza affettiva e magari da persone che avevano anche una certa no, esposizione. E e ho capito che era importante perché bisognava dare un nome a questa cosa, perché quando io l'ho vissuta un nome non ce l'aveva o comunque era un nome che poco si conosceva e mi sarebbe servito tantissimo Laura sapere di che malattia stavo soffrendo. Immaginati eh, avere la sensazione di eh, essere vittima di qualcosa a cui tu non sai dare un nome e che quindi non puoi spiegare agli altri e che se non ha un nome non ha neppure una cura. Perché se tu hai una malattia che non riesci a diagnosticare, non puoi neppure andare da un medico, non puoi neppure andare in farmacia, non puoi neppure pensare di poterla risolvere. E, e quindi io ricordo quel giorno in cui, in cui andai su Google, fu una cosa veramente banale e stupida e, e cercai. La spiegazione, cioè cercai perché non riesco a uscire da una relazione, perché questa relazione è così tutto troppo, cioè in questa relazione è tutto troppo la dipendenza, la sofferenza, l'incapacità di staccarmi, di allontanarmi, di tagliare il cordone umbilicale e dai, risulti, dai risultati usci proprio fuori dipendenza affettiva e lì è come se, se, se si fosse squarciato un velo, capì immediatamente che insomma, non ero semplicemente un infelice, ero davvero una dipendente. Tra l'altro, esatto, sei stata la prima, possiamo dirlo, eh, ad occupartene al di là di come hai detto tu, eh, degli interventi più di tipo specialistico, medico, certo. fatto sul, sul tema. Eh, ed è nato tutto, eh, mi piace ricordarlo, eh, da un'intervista con Daria Bignardi all'Assedio. Tra l'altro, lo anticipo volentieri: Daria Bignardi sarà anche ospite il mese prossimo per presentare il suo libro appena uscito. Eh, ti volevo chiedere eh, come è stata, come hai gestito questa responsabilità. Di essere la prima a, a trattare questo tema per come l'hai trattato tu, eh, arrivando così al cuore delle persone, proprio partendo da quell'intervista con Daria. Guarda, non ho sentito tanto la, la responsabilità, ho sentito il desiderio. Devo dire che avevo un fastidio da lungo tempo. Comunque io ero reduce da questa cosa da dieci anni quindi non era un qualcosa di fresco, era qualcosa che aveva ampiamente metabolizzato masticato, quindi non è qualcosa che ho fatto di cui ho parlato sull'onda del rancore del livore, ecco era, era tutto già molto eh, rielaborato e addomesticato quindi forse l'ho fatto in un momento che era quello giusto eh, in cui tra l'altro ho potuto anche attribuire delle responsabilità a me stessa perché nella prima fase insomma c'è quella della rabbia in cui si tende ad addossare tutte le colpe all'altro, invece ci vuole un grande lavoro di introspezione eh, per capire che, certo, queste persone eh, sono sicuramente eh, nocive, sono sicuramente eh, come dire, capaci di grandi e abili manipolazioni, ma trovano dall'altra parte una persona decisamente predisposta. Ecco, io avevo voglia di raccontare la mia storia perché. Eh, vedevo che c'era proprio un abuso della parola narcisista e c'è ancora, no? forse conoscerete tante pagine anche sul web Narcistop eh, trova il narcisista, l'identikit del narcisista eccetera eh, trovavo questa narrazione delle dipendenze affettive molto Ehm, volgare, superficiale e deresponsabilizzante eh, cioè, trovavo che spostasse tutta l'attenzione sul manipolatore ma che poi non si focalizzasse minimamente sui limiti che ha chi cade nelle dipendenze affettive che nel mio caso erano comunque sicuramente un'esigenza eh, ossessiva di essere, un bisogno ossessivo di essere amata non so per colmare quale vuoto, se un vuoto eh, primordiale, genetico, eh, familiare, non so bene quale sia l'origine di quel vuoto, ma sicuramente avevo questa esigenza di essere costant costantemente innaffiata. Era una pianta che aveva sempre, sempre sete. E quindi, ecco, ho detto lo racconto perché deve finire questa storia dell'identikit del narcisista che in qualche modo allontana chi soffre di dipendenze dalla, dalla soluzione, che è quella di spostare lo sguardo su se stessi. Su questa cosa di spostare lo sguardo altrove torneremo anche dopo. Eh, questo tuo libro ha il grandissimo pregio eh, di dare il giusto nome alle cose. Mm, si parla spesso di vittima, eh, di preda, di dipendenza affettiva, eh, ma con te vorrei esplorare il ruolo invece della parola complicità che c'è in questa dinamica. Sì, eh, sai, eh, da una parte c'è una persona che uh, ha una, gran, un grande, una grande necessità di manipolare e in qualche modo di uh, gonfiare il proprio ego sottomettendo soprattutto donne di grande carattere. Perché immaginate no, cosa vuole dire per un egocentrico, per un narcisista, possiamo utilizzare in questo caso questa espressione, ehm, manipolare una donna che soprattutto nell'immaginario anche collettivo è no, una donna forte, una donna strutturata che mai immagineresti mite e sottomessa. Dall'altra c'è una donna o comunque un individuo, perché non è necessariamente una donna il dipendente affettivo o la dipendente affettiva, e può essere anche un uomo, ero accantato nel podcast proprio un'esperienza maschile in questa direzione, una donna che come dicevo prima ha una persona che come dicevo prima ha una necessità eh, compulsiva di essere amata, eh, che spesso vede in quell'altro individuo una figura genitoriale che gli ha negato fortemente l'amore e che quindi cerca in qualche modo di recuperare quell'amore che gli è stato negato in maniera del tutto infantile e, e compulsiva. Io eh, dico sempre che alla fine un dipendente affettivo è un bambino, è un bambino che tira continuamente i pantaloni alla mamma, al papà per chiedere, per pretendere, per avere eh, e quindi si attribuisce a, al manipolatore, al narcisista anche un ruolo che ad ogni modo è molto difficile da avere, perché nessuno potrà mai soddisfare quella fame infinita d'amore. Per cui quando io parlo di complicità intendo dire proprio questo, non c'è un, manipola, un manipolatore senza il manipolato. E, e naturalmente queste persone esisteranno sempre, parlo dei manipolatori, eh, la vera forza è quella di renderle innocue cioè di renderci impermeabili a questo tipo di, eh, come dire, di agganci, perché poi nel momento stesso in cui c'è questo incontro e c'è l'innesco, è difficile tornare indietro. È come l'incontro con la droga, è come l'incontro con l'alcol per un dipendente. Nel momento stesso in cui trovi le provi l'ebbrezza di quel primo buco, di quella prima eh, ubriacatura, eh, di quel primo non lo so, incontro con la slot machine, perché poi le dipendenze sono di varia natura, con lo shopping compulsivo, tornare indietro è molto molto difficile. Per questo dico, in realtà eh, si può vivere una vita senza sospettare di essere affet dipendenti affettive, semplicemente perché non si incontra, incrocia quella sostanza. Eh, io l'ho scoperto a 35 anni, fino ad allora avevo avuto sì delle relazioni zoppicanti che in qualche modo suggerivano sicuramente dei problemi affettivi dal mio punto di vista, però non c'erano incrociate queste due ehm, diciamo così, personalità così complesse e, e compulsive e quando avviene quell'innesco eh, poi Laura è difficile tornare, tornare indietro. Nel tuo lavoro per il tuo podcast Proprio a me hai raccolto tantissime storie di persone che come te hanno appunto vissuto storie di dipendenza sì. affettiva e al contempo però ti è capitato anche di raccogliere tante storie di persone che credevano no, di essere dipendenti affettive ma poi si sono ritrovate ad essere... Eh, manipolatori e manipolatrici eh, 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 senza saperlo. Mi chiedevo se eh, questo materiale raccolto in questo secondo caso sarà frutto di un tuo approfondimento, di no, un tuo lavoro. Guarda, in realtà non mi è capitato questo. Mi è capitato forse uno o due casi di persone che mi abbiano detto: Guarda, in realtà ti, ti, ti devo dire faccio come dire coming out io sono un ho capito di essere un manipolatore o una manipolatrice è molto raro che chi sta da quella parte eh, abbia come dire coscienza di sé soprattutto perché vorrebbe dire per un narcisista una persona particolarmente egoriferita eccetera ammettere di avere una fragilità quindi se il manipolato ha qualche speranza insomma il dipendente affettivo definiamolo bene ha qualche speranza di guarire, tra virgolette, eh, il manipolatore ne ha molto meno, cioè in fondo è un po' un dannato, perché tende a ripetere costantemente gli stessi schemi. Io credo che se c'è qualcuno qua dentro che ha vissuto una storia del genere con una persona che appartiene, che diciamo possiamo mettere in questa casella specifica, anche se è brutto puoi mettere le persone in una casella, però ci sono dei tratti distintivi, ecco sapranno che tendenzialmente quelle persone poi hanno ripetuto lo schema, se, se continuano in qualche modo a seguire la loro vita anche da lontano, eh, hanno ripetuto poi lo stesso schema con un'altra o con un altro e difficilmente trovano un equilibrio, mentre eh, per noi dipendenti affettivi c'è speranza, questo voglio dirlo, c'è speranza, si può fare un grande lavoro su se stessi. Resto dell'idea che non si guarisca mai veramente. cioè Continuiamo sicuramente ad essere portatori sani, così come lo siamo prima dell'innesco di cui prima eh, abbiamo questa predisposizione. C'è, però, come dico del libro possiamo imparare a proteggerci. Cosa ti ha colpito e commosso? Se commosso è la parola giusta di più, delle tante storie che hai ascoltato? Oddio, un sacco di cose. Allora, eh, forse, guarda, c'è un tratto comune in queste storie, che è quello della regressione infantile. Cioè, come dicevo prima, alla fine il dipendente affettivo è un bambino irrisolto eh, che chiede amore. C'è stata una ragazza di Brescia che è una delle protagoniste del podcast che a un certo punto mi racconta lei aveva un rapporto di, addirittura di codipendenza, cosa che accade spesso. Quindi lei era una dipendente affettiva e lui era un dipendente da, da cocaina. E a un certo punto questa relazione era talmente malsana e distruttiva che lei un giorno, era una donna, non una bambina, una ragazzina, era una donna tra l'altro con un figlio e una separazione alle spalle, si siede sul bordo del letto dopo insomma, che lui era andato in escandescenza per una stupidaggine e comincia a piangere e a dire voglio la mamma. Questa era una donna di 36 anni che piangeva come una bambina e diceva voglio la mamma. E quindi mi, mi ha raccontato questo, questo passaggio e nel raccontarlo lei piangeva, io piangevo, insomma era qualcosa di davvero molto toccante. Però posso dirti che tutte queste storie eh, hanno in comune una cosa. Eh, che io non sospettavo, cioè finché non ho ascoltato tutte queste storie e, e le persone non si conoscevano tra di loro, quindi non si erano confrontate, non sapevano cosa l'altro avesse raccontato a me, ecco, mi accorgevo che tutte a un certo punto arrivavano a pronunciare una parola, sempre. Cioè, in, in, solitamente nel, durante la metà del racconto, a un certo punto tutti cominciavano, mi dicevano la parola morte, tutti e tutte, eh, cosa che tra l'altro avevo fatto anche io nel esatto. libro e loro non, non lo sapevano, cioè avevo, fatto, avevo fatto anche io nel libro, il libro in realtà non l'avevo ancora scritto, ma nella storia del podcast. E, e questo, Laura, è un passaggio fondamentale, cioè queste storie sono talmente autodistruttive e distruttive, eh, annientano così tanto la propria vita e la propria lucidità, si smette di essere razionali, di fare cose razionali, di proteggere se stessi e di proteggere gli altri, che a un certo punto... Viene meno il principio proprio di autoconservazione, cioè, sembra una cosa incredibile a dirsi, ma si accetta l'idea di morire eh, per quella storia, perché tutto sommato è addirittura un pensiero più accettabile che perdere quella relazione. Cioè, noi pensiamo vivendo quelle storie che comunque non sopravviveremo alla fine di quella storia per cui non c'è non, non differenza tra il soccombere perché lui ti lascia o il soccombere perché finisci sotto un camion quindi tutte queste storie arrivano a un punto in cui uno dice quel giorno io ho pensato che sarei morta c'era una donna che mi racconta eh, guarda io a un certo punto ero in uno stato così confusionale che ero Lungo l'autostrada e dicevo mi butto sotto un camion perché così finisce tutto, anzi, forse sopravviverò. E lui verrà a trovarmi in ospedale, sarà la volta in cui finalmente sarà quello accudente tra i due, oppure c'è quella che aveva l'uomo che la picchiava in maniera selvaggia, violenta e quindi a un certo punto ha pensato non sopravviverò perché lui probabilmente un giorno l'avrebbe uccisa eh, io ho rischiato di, di far del male a mio figlio no? Nel, in questa distrazione perenne che avevo, ho rischiato la vita anche di mio figlio, per cui sono storie davvero di cui si sottovaluta la pericolosità e io sono sicura che tante storie che hanno epiloghi eh, tragici che nel caso specifico insomma, queste storie non hanno eh, sono storie che iniziano come dipendenze affettive e vanno avanti come dipendenze affettive solo che quelle storie sono raccontate proprio in virtù dell'epilogo tragico che hanno perché poi diventano femminicidi diventano eh, tragedie no? mi ricordo c'è una storia di cronaca eh, recente no? di questa ragazza che apre lo sportello della macchina a un certo punto vola giù insomma Ecco, lì io vedo, intravedo lo schema no? delle liti furiose che poi diventano piano piano anche pericolose. E quindi ecco, proprio perché non hanno questo epilogo così drammatico da meritare, da avere la dignità della cronaca, non sono raccontate. Tra, tra queste pagine restituisci un'idea del toccare il fondo che è quasi ehm, consolatoria, quasi salvifica. Mm, riprendo le tue parole. Nelle storie di dipendenze affettive, i barili hanno anche un gran numero di doppi fondi che si scoprono lentamente. Più avanti scriverai: Quando tocchi il fondo di qualcosa, la luce non c'è o è sopra di te, molto lontana, ma i piedi finalmente poggiano su qualcosa. Ti puoi perfino sdraiare sul fondo, riposarti nella tua sofferenza. Vorrei chiederti: Toccare il fondo è l'unico modo per rinascere, quindi? Ma io spero di no, spero che qualcuno riesca a salvarsi prima di toccare il fondo. Però, anche, insomma, sarei, ehm, diciamo così, poco sincera, poco onesta se non dicessi che molto spesso in questo genere di storie bisogna arrivare a un punto di sfinimento in cui proprio sei sfibrato e capisci che eh, non hai più le energie per reagire, per, anche per sostenere questa... Uh, come dire continua partecipazione no? a, que a queste storie per cui sei sempre sul chi va là, sei sempre con l'ansia di perdere lui, di perdere questa relazione. Quindi arriva il momento in cui non puoi vivere sempre così, sempre con questa, cos questo, in questo costante stato di alterazione. Cioè, immaginate di essere per due anni, tre anni ubriachi. Viene un momento in cui dici sono stanco. Eh, non ho più le energie per cercare, per svegliarmi e cercare la bottiglia, per svegliarmi e cercare la droga. Eh, sono anche fragile ormai fisicamente, oltre che psicologicamente, perché poi si diventa anche molto fragili fisicamente. Io mi ammalavo eh, frequentemente, quindi anche il mio sistema immunitario lanciava dei messaggi molto specifici, eh, somatizzavo tutto, avevo febbre in piena estate, perdevo i capelli. Ecco. Quindi viene un, davvero un momento in cui eh, tocchi il fondo. Ed è riposante perché capisci che è uno strazio, ma non hai più la forza di cercare quella sostanza. E quindi, da una parte, vi attraversi il periodo più difficile perché stai male fisicamente, cioè è comunque, vai in crisi d'assinenza nel vero senso della parola. Dall'altro, però. Capisci che finalmente ti libererai di quella sostanza attraversando tutto il dolore possibile e accettandolo. Cioè, il vero problema in queste vicende è anche la mancata accettazione del dolore, ma questo accade anche in altre eh, sfere no? delle relazioni che non sono necessariamente dipendenza affettiva, alle volte eh, procrastiniamo, eh, rimandiamo magari un eh, taglio di una relazione, anche proprio come parte attiva no? perché abbiamo paura di arrecare dolore e di soffrire e con queste storie immaginate che quella paura è anche fisica perché sai che starai proprio male per cui quando sei sfinito e quando capisci che però insomma mollare quella dipendenza è sopravvivenza cioè, o vivi o muori, ecco, finalmente comunque arriva un senso di pace. Ti guardi dal di fuori, quindi sposti lo sguardo, come dico nel libro, e ti vedi per quello che sei, cioè una sorta di reduce, fragile, eh, debole e bisognosa comunque di, di ricostruire finalmente dalle, dalle macerie. Però la, la fase della ricostruzione avviene molto dopo, generalmente si dorme un po' sulle macerie, poi dopo si ricostruisce. È un libro questo in cui certamente non, so, non siete solamente in due persone, cioè tu e la persona con cui, cui hai avuto questa storia. Eh, è un libro con tante altre persone: c'è tuo figlio, ci sono seppur indirettamente tua madre e tuo padre, c'è l'amicizia, mi viene da dire ci sono anche i non colori di questa casa settica che ha ospitato ehm, te e tuo figlio per, per diverso tempo. Ecco quanto è importante la presenza degli altri in una storia come questa per spostare lo sguardo e che è, è un elemento essenziale no? è, è quel click che ha fatto scattare tante cose questa, questo invito a spostare lo sguardo e fare quell'operazione difficilissima che tu in questo libro hai fatto mh, in maniera eh, esemplare eh, di compiere proprio quell'azione eh, quell di uscire da se stessi e guardarsi da fuori Guarda, devo dirti la verità: non tantissimo, nel senso che mh, sono storie in cui si vive in grande solitudine perché mh, tendi a tutti. Tu, se, se immaginate le persone dipendenti da sostanze, le immaginate comunque sostanzialmente come persone sole perché gli altri non comprendono cosa stai attraversando, ritengono che tu possa liberarti quando vuoi dalla tua dipendenza. Cioè, scusa, se, se la droga fa male perché continui a drogarsi. Se l'alcol fa male perché continua a, ad attaccarsi alla bottiglia, a maggior ragione, se una storia, scusami, ti rende infelice, lascialo. E quindi eh, questo diventa un cortocircuito eh, a sua volta tossico, perché tu smetti di condividere il tuo dolore con gli altri, perché sai che non sarai compreso, o peggio ancora, perché sei compreso all'inizio. Eh, ma poi comincia a mentire agli altri, comincia a dire no, ma io adesso ho capito, eh, ho capito che mi fa male, quindi lo devo lasciare, devo assolutamente recidere questa storia, eccetera. E, e, e capisci che gli altri in qualche modo ci credono la prima volta, la seconda, la terza, la quarta, ti vergogni anche poi di tornare dalla tua amica e di ammettere di essere tornata in quella relaz relazione, cioè di esserci ricaduta, non c'è cosa che crea più vergogna, che crea più vergogna della ricaduta nella sostanza, nella bottiglia, cioè il tossico nasconde, no? eh, se all'inizio magari ammette una sua fragilità, quando ci ricade nasconde la bottiglia nel cassetto, eh, nasconde ma anche le sigarette, io ricordo, mia nonna nascondeva le sigarette nei vasi di fiori e mh, nasconde il fatto di uscire, dice che esce, va a fare una cosa, va a comprare la droga, magari dice che va a fare la spesa. Ecco, io mi vergognavo di dire ai miei amici, no, sai, ci sono tornata insieme, ma come? Fino a due giorni fa mi hai detto neanche se... Eh, se muoio ci torno insieme, poi ci sei tornata insieme. Quindi, piano piano c'è un auto isolamento, nessuno ti isola davvero, sei tu a isolarti. Eh, per cui, io me, lo, me li ricordo come due anni eh, in cui l'amicizia ha avuto un ruolo molto marginale ehm, e le mie amiche si ricordano di me come una persona sfuggente e inaffidabile. Alcune hanno detto, hanno parlato nel mio podcast, no? e, e ce n'è proprio una che mi. Che, Ivana che ha detto era diventata inaffidabile ed è proprio un tratto peculiare dei dipendenti. Sono bugiardi, sono inaffidabili, bleffano continuamente, eh, raccontano un mondo che non esiste, una vita che non esiste. E io raccontavo poi alla fine che invece andava tutto bene, cosa ovviamente falsa, ma era, era necessario farlo perché era davvero difficile ammettere il disastro che stavo attraversando. Alla condivisione di questa tua storia hai raccontato di aver avuto da parte del pubblico, della gente, insomma, un bellissimo riscontro, quasi proprio come un abbraccio di condivisione collettiva. E vorrei chiederti, dal lato un po' più privato, se ti va di rispondermi, le reazioni di tuo figlio dopo aver letto questo libro, della tua famiglia, piuttosto anche del tuo fidanzato dell'epoca, se mai si è fatto vivo dopo aver letto se le ha lette queste pagine. Allora, mio fidanzato no, ma credo che come tutti i narcisisti pens, pensi che io non parli di lui, cioè probabilmente lui pensa che stia parlando di qualcun altro, cioè io sono io quello no, assolutamente. forse gli è avuto qualche sospetto sui colori della casa, cioè avrà riconosciuto qualche elemento domestico, ma sicuramente non, uh, no, non, non, non l'ho sentito. E, mio figlio uh, ha sentito il podcast. Eh, non ha letto il libro, ha sentito il podcast e mh, in realtà sai, io con lui ne avevo parlato tanto di questa, di questa storia eh, era molto piccolo quando è successo tutto, quindi per fortuna l'oblio ha fatto il suo lavoro e gli è rimasto molto poco si ricorda la casa, qualche piccolo passaggio ma non, non tutto quello che abbiamo attraversato per fortuna eh, però mh, devo dire che mio figlio è ehm, una, una persona sensibile, ma non emotiva, quindi la Uh, ha capito perché avevo sentito l'esigenza di raccontarlo, uh, ha avuto uno sguardo d'affetto, però poi ha drammatizzato subito perché lui è un po' insomma, sarcastico, uh, cinico, come e, tutti, come tutti gli adolescenti, e quindi ha detto, vabbè, ora ho capito perché sono diventato così, <ride> l'ha chiusa così, <ride> quindi tro avendo trovato un alibi di ferro per tutte le sue mancanze, e gli altri, beh, insomma, mio padre... Ma no, io non ne, ho, non ne ho neanche mai parlato con mio padre. Cioè per, per loro è stato davvero. Per mio padre, è stato leggere il libro e scoprire tutto quello che era successo dal nulla, perché li ho sempre protetti in questo senso e ho sempre ritenuto che non avessero neppure gli strumenti emotivi per supportarmi. Eh, gli avrei dato una croce che non avrebbero saputo portare. E questo, di questo non mi sono pentita. Cioè, credo davvero che non mi sarebbero stati d'aiuto perché io ritengo che alcune dinamiche che ho attraversato fossero anche proprio nella mia famiglia e quindi non avevamo saputo interpretare e decodificare le loro. Figuriamoci se mai sarebbero stati in grado di decodificare le mie. Mio fidanzato conosceva questa storia, la conosceva e per fortuna non, la, non è stato come dire. Travolto da questo racconto appena l'ho conosciuto, io ho capito davvero che ero guarita da questa, da questa dipendenza da, e anche da questa storia in qualche modo. Quando ho conosciuto lui e non ho sentito l'esigenza di eh, vomitargli addosso tutto quello che aveva attraversato, cosa che invece mi era capitata no? prima di lui con altre persone che avevo frequentato, devo dire molto brevemente, no? subito. Cioè, ero ancora talmente immersa in quella storia che sentivo l'esigenza di condividerla, di farmi dare una carezza. Eh, invece, con lui è arrivata piano piano, gliel'ho raccontata pezzo dopo pezzo e, e quindi sì. Il podcast e il libro l'hanno sicuramente colpito, ma era, era già preparato. E poi lui è la cosa più lontana da questo tipo di dinamiche che esista al mondo, quindi credo che ancora faccia fatica a credere anche che esistano questi, questi rapporti, perché lui è proprio il contrario. Cioè lui è proprio, la, al di là dell'amore sano, è proprio una persona sana. È una persona che ti fa per te, è una persona già centrata, è una persona che non, non deve colmare nessun vuoto perché, perché arricchisce. non non mette di più, cioè ti rende la vita ricca. Ma non, non è una persona eh, che tende a sopraffare, a, ma questo non solo con me. Infatti, io eh, ho capito che era una persona di cui fidarsi anche osservando il suo modo di rapportarsi col mondo oltre che con me io sono sempre molto scettica nei confronti di quelli che sono amici delle merde scusate se dico questo e dicono no vabbè ma con me non è mai stato sai con me è sempre stato perfetto ho capito ma cosa c'entra cioè non è che, che perché cioè, con te fino ad oggi non ha fatto niente cioè io osservo molto come sono gli altri con gli altri non mi basta che siano Uh, buoni, generosi con me, cioè, mi serve che lo siano anche con il resto del mondo, anche perché tanto prima o poi, voglio dire, no, quello schema lì lo ripeteranno anche con te, non è che tu sia speciale. Ti conosciamo tutti come una donna forte ed è interessante, e ci sei non tornata. Più. Direi non più, <ride> cioè, non ho più neanche quella reputazione da mantenere. Ti sei tornata su diverse volte nelle, nelle tue varie interviste su questo aspetto che è una storia di dipendenza affettiva come questa, come, come altre, capitano soprattutto alle donne forti. Perché? Allora, non so se capitano soprattutto, sicuramente capitano molto alle donne forti. Io credo per una serie di ragioni. La principale è che ehm, tendiamo a credere di poter controllare e dominare tutto. Quindi, quando una storia prende una piega del genere, noi comunque abbiamo la presunzione di poterla raddrizzare, di poterla governare e dominare. Quindi, io anche il fatto che non mi sia mai rivolta a uno specialista, a un terapeuta, eccetera, credo che sia imputabile proprio al fatto che mi sia ritenuta sempre capace di risolvere tutto da me. Eh, cioè io ho sempre detto, beh, eh, posso cavarmela da sola, perché dovrei andare da un terapeuta. E quindi questa quest idea di forza in qualche modo è ingannevole e fa sì che ci si inciampi molto facilmente. E poi posso dirti, non credo che le persone eh, forti eh, nella percezione eh, esterna eh, lo siano poi effettivamente, nel senso, tutti noi. Abbiamo quella che nel libro chiamo no, una stanza segreta, una stanza buia, in cui ci sono tante cose che non palesiamo. Eh, possiamo avere una grande sicurezza nel campo professionale, possiamo essere molto strutturati nel campo professionale, anche quello delle amicizie, delle relazioni sociali, ma poi avere e covare una grandissima fragilità nella sfera affettiva. E le due cose non, non, non sono necessariamente in contrasto, possono convivere tranquillamente e soprattutto destare zero sospetti. Cioè io capisco che per chi mi uh, vede nel pubblico eh, la fragilità nella sfera emotiva sia del tutto insospettabile, lo capisco, ma non perché io bleffi, perché le due cose cioè, vivono in ambienti e ambiti del tutto separati, così come ci sono delle persone assolutamente fragili lavorativamente. Deboli, che non riescono, che non hanno magari la spina dorsale nel mondo professionale, eccetera, e che invece sono centratissime nella sfera affettiva. Cioè, io ho amiche che sono molto meno determinate di me nella professione, eh, che si sono accontentate di poco, eccetera, che però nella loro sfera affettiva sono assolutamente centrate e perfino dominanti. Eh, per cui tutti siamo qualcosa che gli altri possono non sospettare. E poi anche il bello, no? Della vita! cioè Non avere tutto davanti, spiattellato. È vero. Ci sono anche gli oggetti che ci parlano, dai quali possono scattare degli allarmi. Eh, se penso al tuo libro, in particolare due: la tazzina del caffè e il tappo dell'ammorbidente. Era una, una tazzona, tra l'altro, la no, non la è una tazzina, tazzona. magari fosse stata una tazzina, avrebbe Tacciato, fatto meno no, danni. Okay. Il tappo, tappo dell'ammorbidente è quello che accade in queste relazioni quando immediatamente. Quando, quando uh, cambia il vento, cioè, queste relazioni iniziano con un love bombing incredibile, cioè, questi uomini è chiaro che per acchiapparti così devono essere comunque bravi inizialmente, perché se si presentassero per quello che poi, insomma, per, per come vengono fuori du durante la relazione, nessuno si legherebbe a un uomo che ti svaluta, che alla prima uscita a cena ti dice non vali niente, eccetera è chiaro che hanno un modo di presentarsi che è assolutamente accattivante, seducente, attraente. Eh, il tappo della morbidente, quello che nel mio libro, nella mia vicenda il tappo della morbidente, poi ognuno avrà il suo sì. soggetto, il suo accadimento, è ehm, la luce che si accende, cioè lo scoprire che quella relazione non è quello che tu pensavi fosse, che lui non è quello che tu pensavi fosse. C'è sempre qualcosa di, eh, che svela, che rivela. Eh, questo, questo passaggio, questa scoperta e solitamente è una piccola cosa nel mio caso era appunto questo, eh, questa bottiglia di ammorbidente che era sulla lavatrice della sua casa lui era un ossessivo compulsivo eh, doveva avere sempre tutto sotto controllo la pulizia, l'igiene, l'ordine, la cura della casa ecco io avevo lasciato questo ammorbidente sulla lavatrice mentre la lavatrice andava e lui al ritorno lo scopre cioè dite scopre cosa? Scopre che avevo lasciato l'ammorbidente durante la centrifuga sulla lavatrice e mi fa il primo vero cazziatone ma durissimo dicendomi che sarebbe potuto accadere che con la centrifuga l'ammorbidente insomma cadesse per terra e che se non avessi avvitato bene il tappo chissà cosa poteva succedere cioè, l'ammorbidente sul parquet quindi il parquet che si gonfia insomma lui che finisce in povertà perché deve ripagare un parquet, una vita terribile probabilmente morte e... E però me lo, me lo disse in maniera così dura, così autoritaria e feroce che io capì immediatamente che, insomma, quell'uomo eh, meraviglioso, generoso, eh, dolce, delicato, ecco, probabilmente era stato un, una specie di trailer ingannevole: il trailer di un film che poi fatto bene, di un film che poi è brutto. E l'altro oggetto, la, beh, la tazza del caffè, lì, io ho sempre pensato che quella. quella eh, questa cosa che è accaduta, in qualche modo sia stata inconsciamente cercata. Cioè, io che dentro quella casa dovevo rigare dritto e stare attento a tutto, faccio cadere dal. Dall'alto, dal ballatoio di questa casa, faccio cadere questa tazza di caffè che va a frantumarsi sul vetro. Del, il pavimento aveva un piccolo ritaglio di vetro: diciamo così, che si frantuma su questo ritaglio di vetro che si scheggia e che schizza su tutti i muri, schizza su questo suo quadro di arte contemporanea che aveva comprato. Insomma, io come sempre ho avuto l'idea che io cercassi inconsciamente un qualcosa di così grave. Da indurre lui, così grave per lui chiaramente, da indurre lui a lasciarmi perché io non avrei mai avuto il coraggio. Da indurlo a, a ritenere che quello che avevo commesso fosse così grave da non essere più degna di stare in quella casa. Forse io inconsciamente ho. Sì, è venuta. Mio... È stata una tragedia, però, una tragedia che ha innescato tutta una. Tale serie di uh, accuse liti feroci, che poi alla fine ci siamo lasciati, cioè lui mi ha lasciato ovviamente. E, e in qualche modo per me è stato terapeutico perché tanto io il coraggio non l'avrei mai avuto, quindi eh, l'unico modo per staccarmi da quella relazione era subire la sua scelta. Mi sembra una pazza che racconta di uno che ti lascia perché cade una tazza. Però ma in realtà no. <ride> no. è accaduto un, un po' questo, diciamo, è un po' più complessa, ma. Semplificando. Mi allargo, mi allontano un attimo per poi ritornare e per richiamare oggi alla giornata mondiale della giustizia sociale, e un tema che ti sta particolarmente caro vorrei un attimo eh, concentrarmi su, su questa ricorrenza con te. Eh, è un concetto che la contemporaneità, quello della giustizia sociale, arricchisce no, e stravolge sempre di, di nuovi significati. Sia nella sua dimensione universale, mi viene da dire, che in quella più micro, più personale, eh, dove l'espressione più o meno gratuita eh, di una rabbia che è latente e costante è, eh, possiamo dire, all'ordine del giorno su ogni tipo di argomento. E tu, eh, nel tuo lavoro, di questo ne, ne sai qualcosa. E vorrei chiederti quanto spavente e quanto confonde un approccio del genere così rabbioso alle cose e che nei social trova, eh, possiamo dire, il suo megafono più, più pericoloso e, e più attraente. Eh, direi che allontana il concetto di partecipazione proprio alla giustizia sociale. Cioè, tante persone hanno paura di intervenire in uh, tematiche che hanno proprio a che fare con il sociale, quindi importanti, che ci riguardano tutti, in cui tutti siamo immersi, Proprio perché hanno paura della ferocia poi che si scatena eh, sul web, ma anche fuori dal, dal web, perché poi, insomma, io dico sempre: io conduco no, tutta una serie di, di battaglie, anche se non piace il termine battaglie, diciamo che eh, porto avanti le mie convinzioni con molta, molta forza. Eh, però poi i veri nemici spesso non sono neppure solo. Diciamo questi personaggi più o meno manifesti sul, sul web con nome e cognome, talvolta anonimi, ma talvolta sono anche i miei colleghi. Cioè è davvero molto difficile eh, intraprendere alcune battaglie senza subire anche l'ostilità di colleghi che magari hanno posizioni diverse, posizioni diverse, politiche eh, da un punto di vista sociale, ma che conducano la battaglia in maniera corretta e onesta. Eh, io continuamente mi ritrovo a dovermi difendere non tanto dall'hater comune che comunque arriva ti dice una cosa, si esaurisce scappa, ma proprio da eh, colleghi che confezionano articoli ingannevoli, che mh, confezionano virgolettati falsi, eh, che ti mettono in bocca parole che non hai mai nominato, che manipolano, rimaneggiano, eccetera. Ecco, ehm, se devo pensare a qual è la mia difficoltà principale in questa fase, è proprio quella da difendermi, del difendermi. Paradossalmente dai colleghi, quando porto avanti tutta serie di battaglie che possono essere i vaccini, che possono essere tante, tante cose. Ecco. però questa forse è la, è la parte che mi amareggia di più: cioè vedere che il gioco è un gioco che si conduce con tanti bari dall'altra parte. E solitudine, beh, certo, poi sai quando comunque tu ti rendi conto che ti devi difendere da una, anche una manica di colleghi disonesti, sì, un po' di senso di solitudine. Ce l'hai, cioè io credo che si possa stare da par due parti opposte della barricata, eh, però condurre insomma, la battaglia in maniera, in maniera onesta. Anche cioè, voglio dire, con veemenza, eh, non, non sto mica dicendo che non è un problema di Tony, è proprio un problema di sostanza. Abbiamo parlato di social e non solo. Eh, ecco la trappola della semplificazione, che è così amplificata no, da, dai social, ci ricorda invece quanto è importante proteggere la complessità. Eh, perché, come questo libro ci ricorda, i sentimenti, le relazioni, il mondo sono complessi e bisogna dirselo, eh, perché sono per loro natura stratificati. E mh, credo. Penso che questo libro, oltre a essere un inno alla fragilità di cui c'è tanto bisogno, ehm, credo per mettersi in crisi e, e vedersi e, e provare a ricominciare, è anche un inno alla complessità di cui c'è altrettanto tanto bisogno. Mm, ho parlato quindi di fragilità, di complessità e se dovessi aggiungere eh, una terza parola necessaria eh, a te stessa e al, um, a questo tempo che è così strano, quale sceglieresti? Beh, se dovessi pensare anche a questo libro di responsabilità. Quando hai parlato di complessità, ti ringrazio per aver detto questa parola, perché è davvero una parola esatta, eh, precisa. Eh, che io eh, cito tanto, tante volte proprio perché è un tempo complesso per la complessità, perché è tutto talmente polarizzato che quando tu cerchi di spiegare magari le ragioni che sono nel mezzo cioè in quella, in quella dimensione molto più stratificata e più sfumata no? di colori non nitidi, cioè tu diventi il nemico oggi è molto più difficile stare in mezzo e cercare di comprendere la complessità che essere a destra o essere a sinistra, essere bianco o essere nero, perché comunque hai già la tua parte di tifoseria, comunque che ti protegge, che ti sostiene, che ti supporta, eh, se non sei da nessuna delle due parti ma cerchi di comprendere no? la parte più, più, più complessa e più variegata. Non hai il, il tifo che ti protegge, sei scoperto e, e quindi è difficile parlare con, di cose con maggior eh, profondità senza dover necessariamente essere un ultra eh, bianco o nero. Per questo che. Qualcuno è rimasto spiazzato dal modo in cui ho raccontato la dipendenza affettiva, soprattutto quelli delle pagine narcisistop, narcisista, eccetera, le riconosce il narcisista, proprio perché è tutto un po' più complesso che oh, ho incontrato uno stronzo, vi racconto com'è andata. È molto più complesso e, e sarebbe molto più semplice raccontarla così. Cioè se tu dici, ah, tutti noi incontriamo degli stronzi, poveri noi che poi dobbiamo sopravvivere, 8 milioni di like. Se tu dici sì. Ho incontrato un uno stronzo, però io eh, ero in difesa di fronte a lui, non avevo la struttura e gli strumenti per difendermi perché avevo tutta una serie di problemi affettivi da risolvermi. Ecco, diventa un pensiero un po' più. Eh, composito e complesso da elaborare, che richiede più tempo, oggi di tempo ne abbiamo sempre meno, e quindi è per quello che arriva al concetto di responsabilità, poi no? che si allarga e si spalma un po' su tutti i temi, che possono essere quello delle relazioni, ma anche dell'utilizzo che facciamo del web e quindi anche della, della giustizia sociale, il modo in cui eh, combattiamo e lottiamo per le nostre idee. Grazie. Il tempo ahimè, è sempre troppo poco, eh, abbiamo accorciato un po' anche la, la presentazione di stasera per dare tempo a Selvaggia di fare anche un veloce fermacopio perché poi ha un impegno che l'attende la, a Milano e mio dovrà esatto, a Milano, realtà, eh, cioè, Vi devo far perdonare molte cose da, <ride> da mio figlio. Però eh, un'ultima domanda, lasciamoci anche con un messaggio di speranza che comunque sì. eh, porta il libro eh, che caspita. di dipendenza affettiva si può appunto guarire. Sì, in realtà è come ti dicevo prima, eh, si può imparare molto bene a proteggersi. Eh, io resto dell'idea di, di avere una, diciamo così, una predisposizione alle dipendenze, eh, poi spesso le dipendenze si spostano, magari ne, ne, ne risolvi una e si sposta un po' di là, la dipendenza va a pescare altrove. Quindi anche questo, questo vi suggerisco di fare attenzione se avete vissuto un episodio di dipendenza affettiva perché può succedere di risolverla in una sfera ma poi di vederla spostata altrove e, e no, non ho cominciato a drogarmi eh, questo non, non era questo il concetto eh, si, la, la speranza certo si guarisce si, si risolvono dei problemi eh, bisogna essere molto modesti molto umili e la vecchia storiella eh, ci si salva da soli, ci si salva da soli, insomma, è secondo me un po' retorica in questo specifico ambito. Io credo che invece prima ci si rivolge a qualcuno che ti possa aiutare, qualcuno che abbia gli strumenti, che abbia studiato, che sappia di cosa stai parlando e prima forse si riesce a uscire dal tunnel. Se io mi fossi rivolta a uno psicologo, eh, non dico che ne sarei uscita presto, non credo, però probabilmente mi avrebbe fornito un po' di elementi per capire prima cosa mi stesse accadendo e non basta uno psicologo qualunque, bisogna che sia qualcuno che studia le dipendenze affettive, che capisca cosa sono e quali siano i meccanismi, cioè come avere male, eh, rompersi un osso e andare da un cardiologo, eh, non basta uno specialista qualunque, serve qualcuno davvero che abbia, abbia studiato, anche perché poi... Queste storie si raccontano anche male, come dicevo prima, no si raccontano bugie, si bleffa, quindi ci deve essere anche qualcuno che conosce quel registro lì, eh, sa interpretare eh, le bugie, i silenzi, sa capire che probabilmente quando prometti di aver capito, di essere lontano da quella sostanza, ormai definitivamente stai mentendo a lui, all'altro. Quindi ecco... Per me il vero suggerimento, e lo dico da persona che non l'ha fatto sbagliando, è quello di rivolgersi a un esperto. Non pensare che un amico, un familiare, un parente possa aiutarti. Non hanno la necessaria distanza emotiva dalle, dalle cose. Ci serve una persona che ci guardi dal di fuori senza essere invischiata emotivamente con noi. Grazie, grazie di cuore. Selvagia grazie Luca a te Ranini. Laura, grazie. Grazie a voi per essere stati con noi, il firma copie qui fuori e il prossimo appuntamento con Carlo Verdelli è per domenica prossima sempre qui al Viperforum Forum Monzani, grazie a tutti. Grazie, grazie. a tutti, grazie, grazie.